I got on in Bristol by the old Virginia line with a suitcase full of dreams and a brand new spending dime. I had a full bouquet of music wrapped in pretty words, singing songs sent down from heaven on the wings of a speckled bird. Wings of a speckled bird. Finalmente arriva una rubrica che io ci tengo tantissimo, che porta con sé molti, molti appassionati delle auto d'epoca. Allora oggi qui siamo con un amico di Funny Moon, Domenico dei Fratelli Rizzi, perché ne sa veramente tanti. Io anzi, innanzitutto ve lo voglio presentare, eccolo qua. Domenico, prego, ti apro lo sportellone qui. Buonasera. Benvenuto a Funny Moon, Domenico. Sì, dica. Domenico, io innanzitutto devo dirti complimenti, perché iniziamo alla grande. Mi hai portato una macchina, io soltanto quando l'ho vista io la ringrazio. Ho detto, ma che bella. No, dammi del tu, dammi del tu. Ti ringrazio, okay. Domenico, insomma, io so che tu da tanti anni lavori nel settore delle macchine d'epoca, sì. Sia per le cerimonie, sia per le feste private, sì. Però oggi noi parliamo soprattutto di dare delle informazioni a tutte quelle persone, giovani, meno giovani, bambini, insomma, chi più ne metta, che sono appassionati della macchina d'epoca, perché comunque vedere una macchina bella come questa lascia a bocca aperta. E infatti non ho più niente da dire, ti guardo, sto così. Questa, allora, macchina, questa è una macchina che nasce, una Cadillac del 1957. È stata fatta la prima serie di Batmobile in Inghilterra, e di cui la vendevano, e sono stato appassionato e l'ho comprata per portarla qui in Italia. Cioè tu mi dici, scusa, che questa qua è una delle macchine che ha fatto, sì, Batman. Sì, il film Batman, la storia di Batman. E la ritengo una macchina particolare, molto bella, attraente, affascinante, e qualche volta me la chiedono anche per le cerimonie, e ci vado, perché dà soddisfazione. Per portarla qui in Italia è una soddisfazione, sì, in autostrada ti fermano tutti, fanno fotografie con telefonini, tutto. Perché questa macchina, Domenico, dove è stata acquistata, diciamo? Londra, sì. L'hai comprata a Londra, sì, proprio, sì. Nella capitale. Sì, capitale di Londra, sì. Addirittura una macchina americana comprata a Londra. A Londra, e l'ho portata qui 10 anni fa, è stata una soddisfazione. Mi ricordo che andai a mettere la benzina lì in Francia e non mi sono imbarcato col traghetto. Andai dal benzina a mettere la benzina e non sapevamo dove stava il tappo della benzina per mettere la benzina. E questo signore mi dice, sono 30 anni che sto in autostrada, non ho visto mai questa macchina. Dice, non so nemmeno il tappo del salbotto dove potrei fornire. E dove sta questo tappo, stato, però? Sono stato preso e dico, cercando la valigia, sono riuscito a far vedere il tappo. Eccolo là! Gli americani, oh. Questi, sì, sono gli americani. Americana di Parigi, sì. Domenico, raccontami di questa Cadillac, l'anno della macchina. Questa è stata costruita nel 1957 dalla General Motor in America. E già da 30 anni che sto, 35 anni che sto in mezzo a. E mi dici che motore ha? Questo c'è delle cilindrate. È una macchina 6.400 di cilindrata. Mamma mia. V8. È una macchina che dà soddisfazione, certo, dell'epoca dà soddisfazione ancora tuttora oggi, lanciarla su strada dove è possibile dà belle soddisfazioni. Cambio automatico, cambio quindi. Automatico, cambio 4 marce. Vi ho fatto vedere questa splendida macchina e poi diamo appuntamento la prossima settimana, sì, con delle altre che ho visto il tuo parco, sì, auto, ce ne sono veramente di bellissime. Però bisogna dire una cosa importante, sì. Se qualcuno da casa, sì, è rimasto appassionato, incuriosito dalla macchina, dalle, sì, tue vetture che sono tante, sì, come fa a contattarti? 338 95 72 559, oppure www.rizziauto.it. E meno male che c'è la sovraimpressione, la grafica che ci aiuta. Bene, Domenico, io ti ringrazio. Fratelli Rizzi, il maestro Domenico e le sue macchine storiche. 1, 2, 3, gabbisci! Gabbisci, gabbisci! Gabbisci, vado, bravo Domenico! A street.